Allora, la mia carriera da costumista inizia nel 2001 quando mi laureo all'Accademia di Moda e Costume a Roma. Subito dopo ho fatto alcuni stage formativi sempre a Roma, lavorando per alcune costumerie teatrali e poi ho deciso di scendere giù in Sicilia e continuare questo lavoro qui. Con il Carnevale ho iniziato nel 2004. Con il gruppo Venezia e poi nei vari anni ho cambiato altri gruppi fino ad arrivare da 3 anni con Escopazzo, in cui ho trovato una sede definitiva per poter rimanere, spero, a lungo possibile al Carnevale di Mister Bianco. E nei vari anni ho fatto anche altri lavori, sempre nell'ambito non solo del Carnevale, ma anche di altro, con costumi teatrali, abiti per scuole di danza e palestre. Con il carnevale però è un lavoro che durante il periodo invernale mi impegna qui e poi per il periodo estivo mi impegna da altre parti in Italia. Ma per la realizzazione dei miei abiti, solitamente la base è sempre stoffa. Poi quello che il tema richiede, si sceglie il materiale più idoneo, che spesso viene anche nascosto nella lavorazione. Come quest'anno ci sono diverse lavorazioni nascoste che non si vedranno, ma sono evidenti in alcune cose. La creazione di un abito inizia sempre intanto dal tema che si sceglie e poi come dico sempre, il mio cervello, non solo quello mio, ma è un computer che a poco viene sempre stimolato da immagini e documentazioni. Si ha un inizio, ma non si è mai convinti fino alla fine quando il costume è realizzato e dell'esito finale. Quindi è sempre un work in progress, l'idea e anche il costume. Allora, la mia più bella creazione non ce n'è solo una in particolare, ce ne sono molte perché tra i vari anni del carnevale qui a Mister Bianco e poi altre creazioni nei vari carnevali che ho fatto per altre edizioni in Italia, come ad Alba Adriatica, non saprei scegliere la più bella, però ce ne sono tante. Un anno ho fatto l'abito, era l'acqua Linzolo con il tema Catania, con un altro gruppo che era il gruppo Venezia, e per me è stata una bella soddisfazione, soprattutto per la realizzazione dell'abito. Con un altro bell'abito di cui ne vado tanto fiero è stato il carretto siciliano, l'abito dei ventagli con i souvenir di Sicilia che è stato fatto anni fa con Made in Sicily in Escopazzo, o anche le cartoline. Ma non saprei scegliere in particolare un abito bello o più significativo dei miei anni di costumi nel carnevale.